E come di consueto, ben trovati all'appuntamento con Mondo Futsal, la rassegna del calcio a 5. Anche questa settimana abbiamo tante cose da raccontarvi, a partire dalla Serie A, dalla grande impresa di Latina in quel di Genzano, poi ovviamente approfondimenti su tutte le categorie fino alla Serie D, tutte notizie che vi proporremo tra pochissimo nella sesta puntata dell'ottava stagione di Mondo Futsal. Come promesso, iniziamo dalla Serie A e dalla splendida vittoria dell'Axed Group Latina in quel di Genzano al Pala Gems ai danni dell'ex capolista Cogianco Genzano. Al termine di un match altalenante, la compagine di Mister Basile ha avuto la meglio sui blasonati padroni di casa col punteggio di 5-3. I marcatori nerazzurri sono stati Battistoni, doppietta per lui, Blanco, Maina e Avellino. La settimana prossima la formazione del patrono La Starza osserverà un altro turno di riposo a causa del ritiro del Cosenza. Ma vediamo la classifica. Ora al comando c'è Monte Silvano a quota 20, segue Cogianco Genzano a 18 e poi l'M Grossa a 17 insieme al Pescara. Latina a quota 16, 15 punti per il Real Rieti, 13 per Caos Futsal, 12 per Asti e Corigliano. Lazio a 6 punti, Luparense 4, Lollo Caffè Napoli a 2, ormai fuori dai giochi San Vincenzo Cosenza. Il prossimo turno vedrà la sfida tra M Grosse e Pescara, con Asti che ospiterà la Caos Futsal. Come detto, Latina non giocherà visto il ritiro di Cosenza. Ci sarà invece Corigliano Montesilvano e Lazio Real Rieti, mentre la Lollo Napoli ospiterà la Luparense. Per quanto riguarda la Serie B, battuta d'arresto per la formazione della Visfondi sul campo della Feldi Eboli, finisce 7-4 con le marcature rosso-blu firmate da Iotashi, Cioli e Wagner. Nel prossimo turno la formazione fondana ospiterà al Palasport Campobasso, reduce nell'ultimo turno dalla prima vittoria stagionale ai danni dell'Alma Salerno. Questa la situazione di classifica. In testa c'è Capitolina Marconi a 19, Ardenza Ciampino 16, Lido di Ostia 14, a 12 punti Isernia, Orte e Feldi Eboli, 11 per Virtus Fondi, Brillante Torrino 10 insieme a Virtus Palombara, 6 punti per Salerno e Saviano, 3 punti Campobasso. Il prossimo turno, come detto, Alma Salerno, Brillante Torrino, Capitolina Marconi, Ciampino, Isernia, Feldi Eboli, Lido di Ostia e Orte, Virtus Fondi contro Campobasso e Virtus Palombara contro Città di Carnevale Saviano. La Serie C1, parliamo di una valanga di gol da parte della Ginnastica Studio Fondi ai danni della malcapitata Eagles Aprilia. Finisce infatti 17-1 la gara, che non lascia spazio a commenti. Con questo risultato gli uomini del patron Biasillo agganciano la seconda posizione in classifica. Buio pesto invece per il team di Antonio Screpante, che non riesce ancora a incamerare punti in graduatoria. Male anche l'Atletico Anzio Lavinio, che perde la propria gara casalinga contro la Virtus Fenice. Questa la situazione di classifica. Guida la Mirafin a 25 punti, seguono Ferentino e Fondi a 20, 18 punti per la Vigor per Conti, 14 per Progetto Futsal e Savio, 13 per Città di Paliano, 12 per Albano e Velletri, 10 per Virtus Fenice, 9 per Rocca di Papa, 7 per Gamignano, 4 Atletico Anzio Lavinio, ancora all'asciutto la Eagles Aprilia. Ma andiamo a vedere cosa è accaduto e andiamo a vedere come si è preso forma questa valanga di reti nel match tra Gymnastic e Eagles Aprilia, nel servizio realizzato dalla redazione di Fondi attraverso il contributo di Oscar Macaro e Luca Napolitano.
E ora la consueta ampia panoramica sulla C2, iniziando dal girone B e dalla bella vittoria della Vigor Cisterna 4-0 in casa dell'Eur Futsal. Con questi tre punti la formazione di coach Angeletti agguanta la quarta posizione, proseguendo il momento decisamente positivo. Nel prossimo match i biancocelesti riceveranno il Fiumicino. La situazione di classifica: Nord-Ovest a 24 comanda la graduatoria, seguita da Sporting Città di Fiumicino a 20, a 16 punti Spinaceto, a 15 Vigor Cisterna e Fortitudo Pomezia, poi Onei a 13 insieme a Fiumicino 1926 e Generazione Calcetto, 11 punti per Tor Tre Teste e la Pisana Calcio a 5, lo Sporting Club Marconi e l'Eur Futsal a 9 e poi Virtus Ostia a 5, Roma Calcio a 5 a 4 punti. Per quanto riguarda invece il girone C, finisce con la divisione della posta il big match andato in scena al Rosselli tra United Aprilia e Real Ciampino. 2-2 il risultato finale e dunque pareggio tra due squadre che hanno dimostrato di essere all'altezza dell'eccellente posizione di classifica che occupano. Nel prossimo turno lo United renderà visita alla Virtus Divino Amore, sconfitta nell'ultima gara dalla History Roma. La classifica: in vetta Città di Colleferro a 25 punti, lo United segue a 3 lunghezze di distacco, History Roma 19 insieme al Real Ciampino, 18 punti Virtus Aniene, 16 Atletico Genzano e Colleferro Porte, Penta Pomezia 15, Città di Ciampino 11, 6 punti Virtus Divino Amore, 4 Atletico Marino, lo Sporting Palestrina a 3 insieme all'Airone, chiude il Pamona Calcio a 5 a 2 lunghezze. E le nostre telecamere non potevano certo mancare all'appuntamento con il big match, allora andiamoci a gustare il servizio su United Aprilia, Real Ciampino, servizio confezionato da Fabrizio Agostini e Gianfranco Marceddu. Amici sportivi, un saluto da Fabrizio Agostini e Gianfranco Marceddu. Nona giornata del campionato di Serie C2, Girone C. La sfida alla Pala Rosselli tra lo United Aprilia e il Real Ciampino. Arriva il fischio del direttore di gara. Primi minuti intensi, Pignatiello, Musilli, subito diagonale, Musilli. La respinta in corner di Bianco, Musilli. Gestisce lui, palla dentro per Pignatiello. Arriva Musilli, occasione ancora per lo United, palla fuori, Sofia. Dentro per Violanti, prova il gioco di gambe Violanti, risponde subito il Real Ciampino, Ciampanelli. Poi ancora un break, Mattioni, il destro, palla in rete, Real in vantaggio, destro preciso di Mattioni, 1-0. Ancora Mattioni, poi Ciampanelli, il sinistro, la parata da parte di Bianco, break però di De Marco. Pignatiello dentro per la splendida combinazione dello United, De Marco, Musilli, poi il break, poi ancora Galieti, destro, la respinta, pallone per Galieti, palla al volo, poi Musilli si mangia il pari e allora ancora United, Bernoni, la deviazione, poi c'è Galieti, mette in mezzo, Paletto vince un rimpallo, ancora lui, non c'è fallo, allora pallone che finisce in rete, il pareggio di De Marco, il pari dello United. Musilli, palla dentro, Pignatiello, la respinta due volte di Itri, poi ancora lo United, Pignatiello, scarica Musilli, destro fuori, Ciampanelli, Musilli, dentro e gol di Bernoni, avanti lo United, 2-1, Musilli, Bernoni, 2-1 United. Pallone dentro per Violanti, raddoppiato, allora Pignatiello, break dello United, Musilli, Pignatiello, miracolo di Bianco. Gianluca Mattioni, autore della rete del momentaneo vantaggio della Real. Mattioni, destro, la gran parata di Masullo, che devia sulla traversa, ancora targata Mattioni. Lui ancora con il destro, occasione ancora, Galieti intercetta la sfera, Galieti, poi palla per Pignatiello, grande occasione anche per Pignatiello che spreca Bernoni, Bernoni sinistro, la respinta di Bianco, poi ancora United con Musilli, Bernoni palla sulla traversa, Itri, Mattioni e palla di rete, pareggio del Real, l'incontro 2-2 qui al Pala Rosselli tra United Aprilia e Real Ciampino. Primo tempo
molto molto intenso, giocato tra due compagini che sono abituate a giocare a calcio a 5, a costruire calcio a 5 su un campo di dimensioni ridotte. Ovviamente le occasioni sono state molte e soprattutto onestamente da parte loro nel primo tempo, anche perché magari essendo abituati, allenandoci sempre in settimana ed essendo una superficie non troppo consona a noi, hanno attaccato forse un po' di più. Noi di contro abbiamo cercato di fare una partita di rimessa, cercando di applicare al massimo quello che il mister ci ha fatto provare in settimana. In classifica mantengono 3 punti di vantaggio, si possono fare questi calcoli o ancora è presto? Ma secondo me è un pochino presto, loro sono un'ottima squadra, noi secondo me siamo una buona squadra in fase di costruzione, però siamo solo a metà del girone di andata, secondo me fare calcoli di classifica adesso non sarebbe logico. Cristian Trobbiani, finisce 2-2 questo scontro al vertice tra la seconda e la terza della classe del girone, risultato diciamo tutto sommato giusto. Ma diciamo, se lo dici te, no, non ci sto, tutto sommato giusto no. Secondo me il primo tempo abbiamo attaccato per credo 25 minuti, loro si sono chiusi nella prima metà campo e non ce lo aspettavamo, perché comunque avendo una classifica del genere e avendo giocatori d'esperienza sapevamo che ci avrebbero dato filo da torcere. Così è stato assolutamente, non lo neghiamo, però sai, gli episodi, il primo tempo penso che saranno venuti di sopra un paio di volte, non di più, calcolando che dopo 13 minuti ancora non avevamo subito un tiro e il primo errore è stato fatto dopo 6-7 minuti con un tiro da metà campo. Perciò comunque la squadra si è comportata benissimo, abbiamo preparato la partita bene, se eravamo un po' più cinici e più veloci nel stoppare palla e passarla, quindi anticipavamo un secondo, forse potevamo raccogliere qualcosa di più. Però per le due neopromosse un ottimo campionato, complimenti anche a loro. Mi riaggancio a quello che dici, ovvero tante occasioni sprecate, non è la prima volta, forse è questo il limite da migliorare, diciamo, di questa squadra che comunque va. Assolutamente, noi siamo da migliorare e il mister ci migliora di settimana in settimana, lo seguiamo, il suo gioco per noi è tutto nuovo dall'inizio dell'anno, sapevamo anche che ci voleva qualche mese per rodarlo, diciamo che piano piano stiamo assimilando le sue nozioni, ecco. Mi aggancio un attimino alla partita di Solaliri di Coppa fatta settimana scorsa, giocare contro una squadra che comunque si chiude dentro la nostra, cioè la propria area, quindi proprio nella propria area, e vincere 12-0 non è tanto il gol, per noi è stata una partita, chiamiamolo un allenamento importante, 60 minuti lì non abbiamo mollato mai, ci dispiace naturalmente per il risultato, per l'educazione sportiva a livello dell'avversario, però dovevamo assimilare il gioco dell'allenatore, che lo stiamo facendo di volta in volta, quindi quest'oggi un altro passo verso questa classifica che comunque ci spetta e ci merita. Per quanto riguarda invece il girone di pareggio in esterna per la capolista DLF Formia, lo Sporting Giovani Risorse ha imposto infatti alla prima della classe la divisione della posta, dimostrando di potersela giocare alla pari con chiunque. Approfittano di questa frenata le dirette inseguitrici, la Visfondi, vittoriosa 3-0 sullo Sport Country Gaeta, e il Minturno che espugna il difficile campo della Connet Calcio a 5. Prosegue il momento positivo dell'FC Cisterna, che vince di misura sulla Fortitudo Terracina, e il Real Podgora corsalo sul campo del Real Terracina. Il cittadino Turno Marina travolge il fanalino di coda Isola Liri, mentre il Futsal Ceccano espugna il campo dell'Atletico Alatri nel derby ciociaro. La graduatoria vede al comando sempre e comunque la DLF Formia a 23 punti, ma si avvicina la Visfondi ora a 21, Minturno 18, Cisterna 17, Atletico Alatri 16, la Connet 15 insieme al Real Podgora, 13 punti per lo Sport Country Club, 12 per lo Sport in Giovani Risorse. Ceccano è a 11, Città di Minturno Marina 10, 6 punti per la Fortitudo Terracina, 3 punti per il Real Terracina, chiude ancora a 0 l'Isola Liri. Ma andiamo a vedere come lo Sporting Giovani Risorse ha fermato la capolista costringendola al pareggio. Il servizio confezionato da Emanuele Barzi e Valerio Di Prospero. Lo Sporting
in giovani risorse, prova a dare continuità ai suoi risultati dopo la vittoria contro il Minturno Marino nell'ultima giornata. Sulla sua strada c'è però la prima della classe, la DLF Formia, alla ricerca dell'ottava vittoria consecutiva per consolidare il vantaggio nei confronti della Visfondi, attualmente a meno 4. Dal palo a Bianchini di Latina, buon pomeriggio agli amici di Mondo Futsal da Valerio Di Prossimo. Non è dentro il gol! Il gol di Daniele Riso, numero 6. Sì, adesso intercetta il pallone Contarino. Costretto a fermarsi, poi prova il destro. Natalizia, ricomincia da lui lo Sporting. Adesso il pallone dentro per Tabanelli, che si appoggia proprio per Cristofori. Torna da Martucci. Ha mozzato il pallone dentro per il gol di Parano, che si è girato e ha infilato Caramanica. Poi Guastaferro riesce a restituire il pallone a Conte. Poi Riso libera il destro. Caramanica adesso fa ripartire l'azione dei suoi con Conte, e Guastaferro non riesce a intervenire per un pelo. Adesso la Crua intercetta il pallone, esce bene Tonini. Martucci, Varano, che prova con il destro e la respinta, un calcio d'angolo di Caramanica. Conte, poi la Crua. La Crua si libera, esce benissimo Tonini. Poi la Crua. La Crua, il pallone buono dentro per Conte. Intervento straordinario di Tonini. Riso adesso recupera dopo il rinvio di Tonini e Riso spara con Tabanelli. Natalizia, Natalizia con il sinistro, palla al lato, poi Corona sbaglia tutto. Allora situazione di 2 contro 1 con il gol di Cristofori con la punta, infila Caramanica. Con Riso si rifà sotto il Formia subito con Guastaferro e l'intervento di Martucci. Varano, poi Martucci. Martucci qua combina un pasticcio clamoroso. Varano poi controlla agilmente Tonini con i piedi, lancia Varano ed è solo davanti a Caramanica, la traversa e poi Tabanelli a porta vuota. Poi in ritardo e non fa in tempo a tornare in porta che Guastaferro segna il gol del 3-2 con il sinistro. Tabanelli prova ad andarsene, poi Cristofori supera Caramanica. Tabanelli adesso sul calcio d'angolo battuto da Martucci realizza il gol del pareggio 3-3. Tida che è entrata in porta, tutte le altre sono finite piuttosto lontane. Nel frattempo Cristofori, ancora Martucci, fa il pallone dentro per Cristofori e il riflesso felino di Caramanica. Vada la qua Riso, Riso con il sinistro. Riso, viene Contarino, si trova sulla traiettoria. Contarino semina avversari a destra e a sinistra, ancora Contarino, sempre Contarino, azione travolgente del numero 9. Cristofori di testa sul lancio di Contarino e ci mette la manona Caramanica, mentre arriva ora il triplice fischio dalla il sipario su Sporting Giovani Risorse DLF Formia, gara che termina sul 3-3. Io nello spogliatoio prima della partita ho detto ai miei ragazzi che sicuramente non devono sentirsi inferiori a nessuno, e neanche quella che era di oggi una partita tra virgolette proibitiva dai numeri della classifica. Noi purtroppo abbiamo iniziato quest'anno con una squadra nuova, con dei giocatori nuovi, e stiamo lavorando, stiamo crescendo, abbiamo avuto tante defezioni, tanti problemi anche esterni, per cui questo ci ha condizionato un po' all'inizio del campionato. Però io credo che siamo una squadra che lavorando così e dimostrando di essere alla pari con le prime in classifica si può giocare tranquillamente il campionato. Altre partite le abbiamo perse di misura con tutte le prime in classifica, per cui credo che potremo dire la nostra, sicuramente togliendoci qualche soddisfazione.
C'è sicuramente un po' di rammarico per quel gol subito su un errore della difesa, sul rinvio, una gara che si poteva forse anche vincere. Beh, diciamo che noi abbiamo regalato 3 gol in pratica, è chiaro che quando si prendono dei gol si fanno degli errori, quelli di oggi sono stati un po' grossolani, però insomma è una squadra che sta crescendo, ci sono tanti giocatori nuovi, qualcuno che non ha mai giocato a questo sport, qualcuno che si è trovato quest'anno con un allenatore nuovo ovviamente che gli ha fatto fare delle cose nuove. Abbiamo giocato contro una grandissima squadra per questa categoria, ho visto una squadra molto preparata con dei giocatori tecnicamente molto validi, però noi abbiamo giocato alla pari e sinceramente forse qualcosina di più la meritavamo. La redazione di Fondi ci racconta invece di questo successo della Vis Fondi sullo Sport Country Gaeta, servizio realizzato da Oscar Macaro e Luca Napolitano.
E ora è il momento del girone unico di Serie D. Ferma la Virtus Latina Scalo a causa del rinvio della gara interna contro il Forna Ponza. Avanza la Polisportiva Stella che supera l'Atletico Sperlonga nel big match di giornata. Vittoria interna per il Faiti ai danni del Real Fondi e dello Sporting Terracina che si impone 3-1 sui Monti Lepini. E poi anche il Formia 1905 vittorioso per 4-1 sul Flora 92. Corsare il Città di Pontina sul campo delle United Latina e il Maranola sul terreno dell'Atletico Rocca Massima, così come l'Accademia Sport sul sintetico del Golfo Spinei. Questa la situazione di classifica, dunque la Virtus Latina Scalo resta comunque in testa a quota 15, la Polisportiva Stella si avvicina ora a 13 punti, Atletico Sperlonga 12 e poi a 9 punti ci sono Rocca Massima, Pontini, Monti Lepini, Sporting Terracina e United Latina, a 8 il Faiti, a 7 l'Accademia e il Formia 1905, così come il Real Fondi, a 6 Flora 92 e Marina Marano la Calcio, 3 Golfo Spinei, chiude le Fornamare a 0 punti. Ma vediamo com'è andata nel match tra United Latina e Città di Pontina nel servizio di Enrico Pasquali Coluzzi e Matteo Arena. Entrambe in cerca di riscatto, entrambe vogliono dare una scossa alla propria classifica. United, Futsal Latina e Città di Pontina di fronte tra loro nella sesta giornata del campionato di Serie D. Una sfida che potrebbe dire molto sulle reali potenzialità delle due compagini che sono state piuttosto altalenanti finora nelle prestazioni e nei risultati. Dalla palestra Vito Fabiano di Sabotino, un cordiale buon pomeriggio da Enrico Pasquali Coluzzi. Partiti dunque con la formazione dello United Futsal Latina che gestisce il primo possesso della partita. Della personalità, lo United Futsal Latina ha iniziato meglio la gara, conclusione a colpo di sicuro da parte di Venturiello. Gervasi, il sinistro da parte di Venturiello, sta sulla sinistra per Gervasi. Venturiello al centro, questo pallone interessante per Arduin. Attenzione ancora a Venturiello, 3 contro 1, Venturiello il sinistro e la risposta da parte di Quercini. Fatica, un'enorme difficoltà la formazione di casa a rendersi pericolosa. Attenzione a questa combinazione. Altra conclusione in porta che è stata scoccata da Bertacchini. Ancora Benda sull'auto di destra. Prova il tiro a Benda che colpisce un fragoroso palo. Benda che già in precedenza è stato molto pericoloso. Mameni il destro in maglia bianca. Fagioni, Mameni il destro. È attento il portiere di Benda, ma dobbiamo dire che cerchiamo di essere favorevoli. Attenzione intanto a questo destro da parte di Quaresima sulla destra per Gervasi. Attenzione a Ferreri, conclusione a colpo sicuro, se la cava qui il portiere Quercini. Attenzione, c'è una buona chance qui per Millozza, è bravissimo Cesaro a rallentare la manovra, non è finita. Attenzione a questo destro di Quaresima, ancora Cesaro allarga sulla sinistra, il tiro in porta che si infila sul secondo palo, è passata in vantaggio dunque la formazione di casa con Bertacchini nella circostanza. Tutto da rifare, bel tiro intanto e altrettanta qualità nella parata da parte di Sabatino. Masala, appunto l'avversario Masala. Destro di Masala che colpisce l'incrocio dei pali. Attenzione intanto a questo tentativo spettacolare sulla sinistra da parte ancora una volta di Bertacchini. Riceve bene il pallone Mameli. Attenzione, errore da parte di Mameli e arriva il pareggio di Masala. Che ingenuità da parte di Mameli. Il miglior momento della Città di Pontina con molto ordine. Attenzione intanto al tiro, respinta del portiere avversario. Riparte adesso Genovesi, grande chance per Genovesi che in seconda battuta supera il portiere Sabatino e porta in vantaggio la propria squadra, ribaltato in un amen. Dunque l'andamento di questo incontro, coinvolto ancora Venturiello sulla destra per Fagioni, 1-2 che si chiude e il tiro in porta. Adesso non ha nessuna fretta la squadra ospite di riprendere il gioco. Pallone catturato da Bertacchini che caccia in porta, ancora un riflesso strepitoso del portiere e finisce dunque questo incontro con il Città di Pontina che vince 2-1 sullo United Futsal Latina. E
E allora pensiamo di essere stati di parola, vi abbiamo offerto come ogni settimana un ampio resoconto su quanto accaduto su tutti i campi, a partire dalla grande impresa di Latina in quel di Genzano, per concludere poi col girone unico di Serie D. Vi invitiamo a seguirci quotidianamente attraverso il nostro portale mondofutsal.net e con le immagini di youtube.com/mondofutsal.tv. È veramente tutto, grazie a Marco Dell'Orco per la regia, grazie a voi per averci seguito, appuntamento alla prossima.